Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo video di Zerdust. Oggi cominciamo Pokémon. Cominciamo con la serie vera e propria. Allora, intanto, prima di cominciare, vi dico che cosa non ho detto nello scorso video in questa interfaccia. Quindi abbiamo sulla sinistra trovate gli aggiornamenti, quindi le varie release che hanno lasciato che ha lasciato lo staff di Pokémon. Qui sulla destra abbiamo delle sezioni, ovvero ripara client, quindi se vi accorgete che qualcosa non va nelle ROM o in quello che avete scaricato, andate su ripara client. Gestione client l'abbiamo visto nello scorso video. Gestione mod, potrete scaricare delle mod come quella delle animazioni in battaglia, che ve la consiglio perché è molto bella. Cercate qualche tutorial su YouTube o casomai ve ne farò uno se me lo chiedete. Poi registrati se non siete ancora registrati al sito di Pokémon, vi reindirizza al sito di Pokémon. E poi username dimenticato e password dimenticata se vi siete dimenticati i dati da inserire in questo login. Impostazioni, potete settare le impostazioni dello schermo, il colore, insomma varie impostazioni. Io le lascio in modo, diciamo, standard. E poi basta. E con esci potete uscire dal gioco. Direi di loggarci subito senza perdere altro tempo. Ok, ora cliccate su questo login, sul primo, quindi perché è live, è normale. Bisogna dire una cosa, noi potremmo iniziare l'avventura in due regioni diverse, Kanto e Hoenn. Io, visto che già in questo account ho una partita avviata su Hoenn, direi di crearci un nuovo personaggio e lo chiamiamo Zerdust YouTube, quindi questo è il nome ufficiale. Quindi la regione iniziale non Hoenn ma Kanto. Nome rivale lo chiamiamo Pollast, che poi non ha senso perché poi c'è, lo chiamiamo Pollo, direi sesso maschio. Possiamo procedere con l'editing del personaggio. Possiamo scegliere tra quattro diversi colori di pelle, quindi più chiaro, un po' più scuro, così è molto chiaro, così è un po' più scuro e poi sempre più scuro, diciamo. Io sceglierò il secondo perché fa più abbronzato. Non è vero, scelgo il secondo perché mi piace di più. Cappello per adesso non potremo mettere. Allora, i capelli, abbiamo il capello calvo, più cut, tanto togliamo sto colore. Possiamo personalizzare ovviamente il colore se riesco. Ok, guardate quanti colori ci sono, addirittura tutti i colori per i capelli. Io andrò sul biondo. Vabbè, dai, facciamoci i castani così, dai. Però il taglio fa schifo, quindi crew cut no. Flat top, cioè abbiamo poi flat top, graduation cut, medium perm, mohawk, quindi da moicano, shaggy, no, capelli lunghi non mi va, spiky, tendine, very spiky, windswept. Insomma, questi qua sono i capelli che voi potete scegliere. Direi di scegliere windswept comunque. Poi come occhi abbiamo amber, non so cosa sia onestamente, è sul nero comunque vedo. Poi c'è occhi blu, occhi marroni, verdi, hazelband non lo so cosa sia, e occhi grigi. Io andrò con gli occhi marroni standard, visto che ho gli occhi marroni. Faccia, quindi potrei mettere baffi, barba e baffi, diciamo, i baffi, vabbè, insomma, questo metterò, ma mettiamogli le sopracciglia, dai, dello stesso colore possibilmente. Ok, schiena, non possiamo scegliere niente, maglia, t-shirt, oppure long sleeve. C'è questa, quindi senza maniche, e la t-shirt, direi t-shirt, ce la facciamo rossa. Ok, scarpe, abbiamo le scarpe normali e gli stivali. Io andrò con le scarpe normali, facciamocele, non so, nere. Ok. Poi come gambe ci sono i pantaloni, non solo i pantaloni possiamo scegliere, però cambiamo il colore perché non mi piace, ci mettiamo bianchi. Poi cannone a pesca e la bicicletta sono standard, non li possiamo cambiare. Quindi senza ulteriori indugi direi di creare il nostro personaggio. Via, eccolo qua, questo è un po' hacab, diciamo. Comunque, eccolo qua il nostro personaggio, Zerdust YouTube. Una volta entrati in gioco cosa avremo? Ci siamo appena loggati, cosa vediamo subito? Intanto ora vi spiego i tasti. Una mini guida dell'interfaccia una volta entrati in game. Allora, in alto a sinistra troviamo il luogo in cui siamo, quindi per adesso Biancavilla, dove comincia la storia di Kanto, cioè di Pokémon Rosso Fuoco. Il canale,
in cui ci troviamo. Ora vi spiego cosa sono i canali. Abbiamo le monete del gioco, quindi per adesso siamo dei poveracci perché abbiamo zero. L'orario del gioco, che non corrisponde a quello reale, ma ve lo simula il server. Poi passiamo alla sezione in basso a sinistra. Allora, in basso a sinistra abbiamo la chat, molto importante. La chat. Quindi abbiamo delle diverse sezioni: locale, con cui potete parlare con qualcuno in particolare, diciamo. Globale, dove troverete tutti i messaggi. Aspetta, io per adesso ho disattivato la lingua inglese, mi sembra. Cioè, ho messo soltanto italiano come chat predefinita. Ora lo cambiamo. Aspetta, vi faccio vedere così arrivano i messaggi. Mettiamo pure l'inglese, salviamo. Ok, qua c'è la chat appunto normale, quindi vedi qua la gente sta scrivendo. Potrete, dalla targhettina potete riconoscere la lingua del canale. Sul normale, ovviamente, se cliccate nello spazio della chat e scrivete, ad esempio, ciao, spunterà anche in game ciao, come appunto potete vedere. Quindi abbiamo sezione global, dove potete parlare con tutti. Trade, dove appunto avvengono gli scambi principalmente. Whispers sono gli annunci di sistema, tipo hai raccolto un oggetto, tipo hai raccolto una pozione. E battle sono i messaggi quando sei in battaglia. Quindi hai schierato questo, hai schierato quello. Ok. Impostazioni, ovviamente sono impostazioni, quindi potete settare tutto quanto, come la lingua. Cioè sono le impostazioni della chat questa. Potete impostare cosa vedere e cosa non vedere. Nell'icona del volume potrete decidere se attivare le notifiche o meno. Sulla bandiera italiana potete cambiare ovviamente la lingua e anche altre cose. Ad esempio le opzioni video, le opzioni audio, i controlli. Allora, i controlli sono questi. Il tasto A del Game Boy oppure del Nintendo DS, insomma quello che è, diventa Z, quindi con Z sarebbe il tasto A. X sarebbe il tasto B, per muoversi le frecce direzionali sulla destra, che poi li imparerete velocemente, solo all'inizio bisogna abituarsi. E i tasti F sono le scorciatoie, quindi per segnare tipo la mappa, la bicicletta, le canne da pesca, queste cose qua. Ma le vedremo dopo, comunque adesso non ci servono. Poi con C aprite la scheda allenatore, quindi vi dice quante medaglie avete. Aspetta, lo faccio vedere. Ecco questa qui. Quindi avrete il numero di Pokédex, i soldi, battle points e tempo giocato. E torniamo sui controlli. Quindi con B vi si aprirà la borsa, lo zaino. Quindi il tasto, diciamo, start del Nintendo. Di smeraldo, comunque un po' rosso fuoco. E poi lista amici, con V potrete vedere la vostra lista amici. Quindi se qualcuno è online o no. Pokédex con N, mi aprite il Pokédex. Con H vi è un FAQ in cui ci sono le domande più chieste dagli utenti, quindi magari se non avete capito qualcosa, recatevi lì con H. G sarebbe la gilda, quindi il team, una volta creata, però costa 15.000 creare una gilda, quindi per adesso mi sa che non è il caso. E poi P è una sezione importantissima, c'è il Global Trade Link, dove potrete acquistare addirittura Pokémon che... Allora, questo ve lo faccio vedere. Vendono Pokémon e oggetti, molto interessante. Oppure voli potrete vendere. Con D aprite il menu di gioco. E poi potete fare gli screenshot e nascondere questo, che non so cosa sia. Ok, una volta vista la sezione chat, guardiamo il menu in basso a destra. Avrete delle icone se guardate in basso a destra. C'è il collegamento, diciamo, con l'icona dello zaino. Al posto di premere B, quindi potete cliccare qui. Stessa cosa con l'allenatore, con C. Qui è importante, perché se ci cliccate potrete vedere gli amici che sono online. Qua gilda, vedere gli amici del team, quindi della gilda. Su cambia canale è molto importante, perché non esiste soltanto un canale in cui ci sono tutti i giocatori, ma per, diciamo, dividere i giocatori, perché sennò ci sarebbe troppo macello, penso. Esistono 8 canali, quindi voi, ad esempio, se vi dovete vedere con qualche amico, assicuratevi di essere nello stesso canale. Poi qui potrete iscrivervi a tornei e a, penso, incontri casuali. In quest'icona potrete aprire il Pokédex. Qui appunto aprite il Global Trade Link, ma ora ve lo faccio vedere. Poi c'è il negozio per le cose a pagamento e qui il menu D. Allora, invece in questa parte a destra avete i vostri Pokémon, ma quando avrò Pokémon ve lo farò vedere meglio, così, in modo da essere più pratici. Nel Global Trade Link, se premete P, vi spunterà questa finestra. Cos'è questa finestra? Allora, qui su Pokémon annunci troverete tutti gli annunci Pokémon e il prezzo, e li potete ordinare per tempo, quindi quelli più nuovi o quelli più vecchi, dal prezzo minimo al prezzo maggiore, quindi questo è molto conveniente. Ad esempio, se io voglio cercare, non lo so, Onix, cerco Onix e mi spunto tutti gli Onix, e poi potete in questo modo potete cercare ad esempio il miglior Onix al prezzo minore, se volete comprare dei Pokémon, perché onestamente a me piace usare i miei, però se qualcuno vuole magari un Pokémon raro o comunque
vuole un Pokémon particolare, va sul mercato, sul Global Trade Link, e lo se lo prende. Poi abbiamo qui stessa cosa con gli oggetti, quindi cercate gli oggetti che volete. Nei tuoi annunci vedrai tutti i tuoi annunci che hai fatto, e in crea annuncio creeremo appunto il nostro annuncio, però al PC. Si può usare soltanto al PC del gioco, ovviamente, non questo. Vabbè, penso sia tutto per la schermata, quindi direi di cominciare col gioco vero e proprio.